Primo ospite che è Risto Zlatanov, direttore generale della Gas Sales Blue Energy Piacenza. Eccolo, ci siamo. Benvenuto Risto. Bentrovati. Allora, squadre che stanno ultimando il riscaldamento, iniziamo da questa partita. Lo dicevo in presentazione, quello che è a tutti gli effetti il big match di giornata. Punti importanti sia per Perugia che per Piacenza. Parliamo di Piacenza. Quanto è importante per voi questa partita dopo due buone vittorie consecutive? Ma per noi è molto importante, solo che dall'inizio della stagione che non riusciamo ad essere completo, abbiamo un sacco di infortuni, zoppichiamo un attimo, però siamo fiduciosi, finalmente forse riusciamo ad avere un po' una continuità, spero, ma diciamo che le partite per noi in questo momento sono altre, quelle da vincere. Questo è senz'altro un big match importante, però siamo rimaneggiati anche oggi. Senti, non ti chiedo la formazione, tra poco la vedremo, manca Groz, lo ricordiamo, Finger credo che ancora sia in attesa di poter scendere in campo, no? Per regolamenti Covid, probabile uno schieramento con tre schiacciatori, ma questo non te lo chiedo, io ti chiedo, avete ridisegnato la squadra rispetto a quello che era stato il mercato estivo, siete soddisfatti innanzitutto di come è stata ridisegnata la squadra? Ma è stata ridisegnata per delle necessità e... Questo dispiace molto perché anche con questa uscita di Reidel abbiamo dovuto porre dei rimedi, abbiamo avuto un sacco di infortuni, abbiamo posto dei rimedi. Ci tengo a ringraziare la proprietà perché per fare tutti questi cambiamenti sono stati fatti degli sforzi, sempre con un obiettivo unico che è quello di cercare di fare il meglio possibile. I cambiamenti sono stati fatti, sono stati obbligati più che altro. E abbiamo preso quello che c'è il meglio sul mercato per cercare di dare una mano ai ragazzi e per cercare di portare qualche soddisfazione a Piacenza. Allora, soddisfazioni, che soddisfazioni cercate da questa stagione? Una campagna acquisti comunque assolutamente ambiziosa, l'obiettivo vero, reale di Piacenza oggi qual è? Ma fare il meglio possibile, adesso sono ancora ex giocatore, di pronostici non te le voglio fare, però sicuramente cerchiamo di ottenere, se possibile, un posto in Europa per l'anno prossimo, in Europa di qualsiasi rango ovviamente, perché il progetto è ambizioso, a lunga durata, quindi cercheremo di crescere ogni anno. Senti, un'ultima cosa, Risto, la stagione è un po' particolare, lo sappiamo, lo diciamo da tante domeniche, secondo te finora sta rispecchiando un po' i valori in campo, nonostante i vari rinvii, i vari recuperi? Ma fino adesso secondo me è stato un campionato, diciamo, se lo possiamo chiamare normale, anche se non lo è normale. È un campionato particolare dove sì, per adesso sta rispecchiando un pochino i valori in campo, c'è chi può avere qualche punto in più, qualcuno in meno, però bene o male ci siamo, non possiamo chiamarlo normale in questa pandemia che ci siamo trovati, quindi è il più, diciamo, regolare possibile, perché a parte una o due partite che sono state un pochino, diciamo, risultato possiamo chiamarlo falsato, per il resto sono stati tutti risultati più o meno normali. Bene. Risto, grazie, in bocca al lupo per la partita, grazie della cortesia. Crepi. Grazie. Ringraziamo Risto Zlatanov, direttore generale della Gas Sales Blue Energy Piacenza. Ecco il nostro secondo ospite, vieni dietro a me, Stefano. Stefano Recine, direttore sportivo della Sirsafety Conat Perugia. Stessa domanda della precedente, rigirata ovviamente dalla parte di Perugia. Quanto è importante per Perugia questa partita, anche in vista del viaggio a tour che attende la squadra per la prima bolla di Champions? Intanto è una sfida contro una buona squadra e quindi è sempre importante. È importante perché dobbiamo mantenere positività per la trasferta di tour e per confermare i progressi post-Covid. Secondo me è molto importante anche per altri motivi, come potete immaginarvi, però diciamo che parlando sportivamente è assolutamente importante vincere. Senti, a Zlatanov non ho chiesto la formazione, la chiedo a te, hai idea di come potrà scendere in campo Piacenza, a cui ricordiamo mancano sia Grozer che Finger, che sono i due posti di ruolo della squadra? Beh, allora credo che Finger non fosse pronto per problemi burocratici, credo che giocheranno con tre schiacciatori, con Antonov,
finto opposto, useranno due volte Russell e una volta Antonov dalla seconda linea. Sono tutti buoni giocatori, chiaramente non avere Grosser per noi è un vantaggio, non è che sono, secondo me non è così clamorosa l'assenza di Finger, perché non poteva essere pronto in pochi giorni, mentre Grosser è un grande campione. Senti, le chiavi di questa partita da un punto di vista tecnico? Allora, secondo me è una partita dura perché questa è una buona squadra. La chiave è una continuità nel cambio palla con un pochino della nostra battuta che sta un po' tornando. Spero che sia questa una delle chiavi. Un'ultima domanda e poi ti libero, Stefano. Anticipiamo quello che sarà l'inizio della prossima settimana. La prima bolla di Champions della Pool B con Civitanova, con Tour. Non ci sarà Izmir per problemi legati al Covid. Importante partire subito bene. Ovviamente si qualificano per i quarti di finale le prime di ogni girone e le tre migliori seconde. Bisogna cercare di perdere meno punti possibile. No, beh, è evidente che sarebbe il top venire a casa con 9 punti, perché dovrebbero darci 3 punti, però non credo che sia decisiva questa pool qui. Cerchiamo di giocare col nostro livello, poi gli avversari sono buone squadre. Adesso Tour è inferiore a noi, ma la Lube è una bellissima squadra, quindi quello è un pronostico 50-50, però non credo che sia decisiva. Ok, Stefano, grazie, in bocca al lupo anche a te. E qui...